C'era una volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più. Ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club. Oggi a Work in Progress entreremo nel mondo delle categorie sindacali. Racconteremo il loro preziosissimo lavoro in ogni ambito, nella costante difesa dei diritti dei lavoratori. Come sarà il lavoro dopo il Covid-19? Come e quanto cambierà nei prossimi mesi? Il modello lavorativo a cui eravamo abituati sarà ancora presente nella vita lavorativa di tutti i giorni oppure cambierà tutto? Nei prossimi mesi si modificherà per ciascuno di noi andare a prendere un caffè, incontrarsi al ristorante, pensare ad un viaggio o organizzare una vacanza piuttosto che visitare una mostra. È una condizione inevitabile perché i luoghi di lavoro vanno ripensati come luoghi sicuri e riorganizzati partendo da questa priorità. La sfida e l'impegno deve essere di tutti perché quello che è necessario fare è appunto riuscire a tenere insieme la priorità della sicurezza con la priorità del lavoro. La didattica a distanza può essere considerata necessaria in una fase emergenziale, ma quanto prima si deve tornare a una didattica in presenza. La scuola è il luogo dove le disuguaglianze vengono quantomeno contenute, compensate e, quando va bene, anche superate. Ma la scuola, perché possa assolvere a questa missione fondamentale che le affida la Costituzione, ha bisogno di essere svolta in presenza. Per questo la didattica a distanza ha inevitabilmente dei limiti, pur considerando l'impegno straordinario che ha sorpreso tutti, a partire da chi fin dal primo giorno ha avuto la capacità di inventarsi una modalità di insegnamento a distanza degli insegnanti della scuola italiana. Il tema del distanziamento durerà non qualche giorno, neanche qualche settimana, ma potrebbe investire tutto l'anno prossimo. E questo significa cambiare tutto il layout della fabbrica, della catena di montaggio, della struttura. E questo significa intervenire anche sui tempi di lavoro, perché naturalmente cambiare e distanziare significa che devono esserci meno persone a lavorare contemporaneamente. E questo interviene naturalmente sui turni, interviene sugli orari, interviene sulla mensa e poi sul sistema dei trasporti esterni. Questo cambia molto, rimette al centro, tra l'altro, nella fabbrica, cosa che non succedeva, diciamo, in modo così diffuso dagli anni 70, il tema della salute e sicurezza legato all'organizzazione del lavoro e alle condizioni di lavoro. Io penso che esattamente questo grande processo di riorganizzazione e di innovazione che ha avuto il settore dei servizi pubblici sarà uno degli elementi fondamentali sui quali misurare anche la contrattazione. Oggi sempre di più i lavoratori sono chiamati a lavorare in alternanza da remoto e in presenza, a cambiare la risposta anche in termini di professionalità che devono saper in qualche modo esercitare, per dare risposte sempre più adeguate, sempre più integrate ai bisogni dei cittadini che cambiano e diventano sempre più complessi. Gestiremo per un lungo periodo una fase di transizione, di convivenza con il virus che cambia gli stili di vita. Sicuramente ci sarà un utilizzo molto più ampio del lavoro da remoto. Sicuramente ci sarà una spinta molto forte alla digitalizzazione di ogni tipo di lavorazioni, dall'industria allo spettacolo alle telecomunicazioni in senso stretto. Questi sono i due elementi, credo, principali. Tra l'altro, questo significa immaginare contratti con nuovi contenuti, perché bisognerà normare del lavoro che oggi non conosciamo, o conosciamo solo in minima parte,
cambieranno anche molte situazioni gerarchiche all'interno delle imprese. Tutti però vivono una condizione di difficoltà reddituale oggi, acuita ovviamente dalla situazione della crisi, e per tutti c'è bisogno nel prossimo futuro e appunto di superare questi elementi di incertezza, da una parte con sicuramente con un'attività di stabilizzazione, dall'altra con una costruzione di un sistema universale di diritti e a mio parere anche con una revisione del mercato del lavoro con la riduzione anche delle tipologie contrattuali esistenti. Si chiamano NEET, che letteralmente sta per Neither in Employment nor in Education or Training. Sono quei giovani che non studiano, non seguono percorsi di formazione e non lavorano. Secondo lo studio Gap Youth 2020 dell'International Labour Organization, i ragazzi che hanno terminato gli studi ma non riescono ad accedere al mondo del lavoro sono sempre di più. A livello globale, nel 2019 erano 267 milioni, di cui 181 milioni donne, e le previsioni non sono incoraggianti. Si stima che il dato continuerà a lievitare fino ad arrivare a 273 milioni nel 2021. Numeri tutt'altro che positivi, anche quelli che riguardano l'Italia. Se in Europa i NEET sono in media il 12%, da noi arrivano al 23,4% con grandi differenze territoriali. A nord sono il 15,5%, al centro il 19,5% e al sud il 34%. Maglia nera alla Sicilia, con un'incidenza del 38,6% della popolazione giovanile. Finanziario, quello che garantisce ai suoi impiegati gli stipendi più alti. Infatti, per 100 euro guadagnati in media da un dipendente italiano, chi opera in questo ambito ne porta a casa 149. Il podio viene completato dal comparto farmaceutico, con un indice di 139,6, e da quello petrolifero, con 130,4. Chiudono la classifica invece gli addetti di hotel e ristoranti, con 80 euro. Poco sopra l'agricoltura, con 80,8, e i servizi alla persona, con 83,7. Sono i dati che emergono dalla scala del rating delle professioni, valutate in base alla retribuzione globale annua realizzata dall'osservatorio Job Pricing. Nell'emergenza coronavirus, gli anziani sono quelli che stanno pagando il prezzo più alto, e non solo da un punto di vista sanitario. Visite sospese nelle strutture residenziali, centri diurni chiusi, difficoltà per l'assistenza domiciliare. Nonostante gli sforzi di tanti volontari, l'effetto isolamento delle persone fragili è quasi inevitabile. Ecco perché sono tante le realtà territoriali dello SPI CGIL che hanno avviato modalità di contatto telefonico giornaliero con iscritti e iscritte, in particolare con gli over 75, tra queste Emilia-Romagna e Umbria. Interessante l'iniziativa dello SPI di Rovigo, che ha messo a disposizione alcuni tablet agli ospiti delle strutture per anziani per restare in contatto e vincere la solitudine. La differenza salariale tra uomini e donne, il gender pay gap, è una questione mondiale. In tutti i settori un uomo è pagato più di una donna a parità di prestazioni lavorative. È un problema che ha radici antiche nella società. Da anni è nato un movimento per contrastare questo fenomeno e qualche passo in avanti è stato fatto, ma la parità salariale è ancora lontana. In Italia la forbice tra uomini e donne non riguarda solo gli stipendi. C'è ad esempio il tema della disoccupazione femminile. I dati sono impietosi. Nel 2018 solo il 49,5% delle donne tra i 15 e i 64 anni risultava occupata, mentre la percentuale degli uomini con un lavoro era del 67,6%. Nei primi tre trimestri del 2019 l'Istat segnala un leggero miglioramento, con la percentuale delle donne lavoratrici che si porta al 50,1%, a fronte di un 67,9% degli uomini. Al sud in particolare la fotografia è allarmante. Nel 2018 solo il 32,8% delle donne aveva un'occupazione, a fronte di un 56,4% di uomini. La situazione migliora al centro-nord, dove la forbice occupazionale tra uomini e donne è comunque tra il 15 e il 18%.
Le ragioni sono varie, tra cui l'impossibilità di accedere agli asili nido per tutti i bambini. Nell'anno educativo 2017-2018, in Italia solo 24,7 bambini su 100, di età compresa tra gli 0 e i 2 anni, avevano un posto nei nidi, tra pubblico e privato. Percentuale di molto inferiore nel sud Italia, dove Campania, Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia non si avvicinano minimamente al 20%. Certo, il problema occupazionale italiano, e del sud in particolare, è noto. Serve più lavoro, ma per molte donne la difficoltà c'è già prima di iniziare a cercarlo. L'artigianato è un patrimonio della tradizione e della cultura italiana, una professione dalle mille sfaccettature che racchiude storie di botteghe e di eccellenza. Un patrimonio di competenze che rappresenta il tessuto imprenditoriale italiano, ma che rischia di assottigliarsi sempre di più. Negli ultimi 10 anni sono 160.000 le botteghe e i piccoli negozi che hanno abbassato le saracinesche e 400.000 persone hanno perso il posto di lavoro. Ma come resistere in un mondo del lavoro sempre più automatizzato? Coniugando la tradizione agli strumenti offerti dall'innovazione, reinventandosi makers o artigiani digitali, combinando il lavoro manuale alle nuove tecnologie. Secondo il recente rapporto Digital Economy e Piccole Imprese, pubblicato dall'Ufficio Studi di Confartigianato, gli artigiani che si sono lanciati nella web economy sono quasi 11.000, con un aumento del 3,5% negli ultimi 3 anni. 9.500 imprenditori utilizzano i robot nelle fasi di produzione. Il 5,8% analizza i big data e il 7% utilizza la stampa 3D. Come si riprenderà il paese dopo l'emergenza sanitaria del coronavirus? Come si potrà riprendere in sicurezza l'attività lavorativa? Dopo l'emergenza si dovranno trovare la forza e gli strumenti per andare avanti. Oggi noi pensiamo che per una ripresa ordinata è necessario ridurre in termini percentuali i lavoratori smart working, aprire lentamente le agenzie e soprattutto verificare gli approntamenti sanitari nei luoghi di lavoro, che sono distanziamento, mascherine, gel disinfettanti e quant'altro. Io invito tutti a pensare che in questa situazione dovremmo convivere almeno un anno ancora. Quindi è necessario mettere in campo tutti gli approntamenti e soprattutto costruire politiche di informazione, di consultazione, di coinvolgimento delle persone. Continuare e migliorare l'accelerazione delle opere pubbliche, piccole e grandi, anzi, molta attenzione alle piccole, alle città, ai quartieri, alle comunicazioni dei pendolari. Ma gli appalti pubblici fanno tra il 20 e il 25% del settore. Il resto è l'edilizia privata. Lì il futuro si chiama green building, si chiama riqualificazione, si chiama risparmio energetico, si chiama anche divisione nuova degli spazi del costruito, perché siamo banalmente un po' più anziani, con meno figli, e quindi ripensare anche sia gli spazi privati che gli spazi pubblici condominiali. Dobbiamo guardare ai cambi turno, dobbiamo avere la capacità di considerare lo spazio negli spogliatoi, che deve prevedere dei distanziamenti che sono prescritti dalla normativa. Ma questo significherà anche andare ad incidere appunto sulle catene produttive. Può essere che rientrati dall'emergenza tutto finirà e ritornerà come prima, ma io penso che alcune cose saranno utili da riprendere anche in futuro, perché lavorare con una diversa organizzazione del lavoro per questo periodo ai fini sanitari, ma potrà anche essere utilizzata in futuro, e questa sarà una nostra battaglia. La contrattazione dovrà continuare su un solco già tracciato dal punto di vista contrattuale in tutti i settori, sia quelli che in questo periodo sono stati meno esposti perché hanno continuato la loro attività. Sull'altra parte di rappresentanza del nostro perimetro, che è quella manifatturiera, penso a tutto al sistema moda, penso al sistema manifatturiero dell'industria della gomma, della plastica, lì ovviamente dovremo lavorare anche di ingegno e di fantasia, perché la contrattazione che dovremo mettere in campo sarà una contrattazione profondamente diversa, sarà legata alle condizioni che edificheremo quando tutto sarà passato.
Sarà una fase estremamente complicata. Far convivere il trasporto delle persone col distanziamento sociale, con l'uso delle mascherine, con tutte le precauzioni necessarie a far sì che l'epidemia non risalga, non è semplice. Nessun paese ha delle ricette pronte. Ci vuole un grande lavoro e ci vuole una grande e lunga preparazione alla fase clou che sarà settembre, quando riapriranno le scuole, ritornerà la mobilità delle persone non soltanto per motivi di lavoro. Ed è fatta innanzitutto di regole da rispettare da parte degli utenti, trasformazione degli orari delle città, bisogna evitare le punte perché le punte non sono sostenibili e non sono compatibili, aumentare l'offerta mettendo a disposizione tutti i mezzi che sono disponibili, anche quelli che prima venivano usati per turismo. Una situazione complicata, da cui usciremo grazie al lavoro di tutti e alla competenza e professionalità dei lavoratori e di chi li rappresenta. Appuntamento alla prossima puntata, dove parleremo della settimana lavorativa di 4 giorni, del costante aggiornamento necessario agli operatori INCA e ancora di pensioni, donne e lavoro. C'era una volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più, ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club.